Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. Amici di Radio 1, di Rai Radio 1, ben trovati all'ascolto con Mimmi Micocci in regia, con Gottardo Montano al colore dei suoni, Luca Bernardini è emigrato in Australia. Non è vero, perché io poi quando dico le cose, come ringraziando voi ascoltatori mi affidate una credibilità, però si capisce quando scherzo, non è in Australia, è momentaneamente assente, fa parte dello stipendio. Gigi Fazzi, Cecilia Mosetti in redazione, con Patrizia Cavalieri per i testi, una puntata che vi preannuncio è una puntata di rievocazione storica, sul quale fatto è stato detto tutto e nonostante tutto non si è mai arrivati a un punto fermo. Fa parte di quelli che si chiamano i misteri italiani, anche se questo mistero è un mistero legato a un fatto di cronaca e non a un fatto politico-sociale. Vogliamo sentire, prima di partire materialmente, perché noi ricostruiremo i fatti, cioè parlando io cercherò di ricostruire i fatti, poi abbiamo delle testimonianze originali di quell'11 aprile, mi pare fosse la settimana o subito prima o subito dopo Pasqua, del 1953, però per entrare sentiamo questa testimonianza. Guardando il mare ho visto una cosa che strana nell'acqua, diciamo, tra l'acqua e la spiaggia, mi sono affacciato e ho trovato questa ragazza. Stavo al mare, e io vi dico a Torvaianica, stavo mangiando, stava la pausa pranzo, e stava sulla spiaggia e vede una cosa, lì. Una cosa non è una cosa, è una persona, ed è una persona morta. Era la vigilia di Pasqua, del 1953, l'11 luglio, e lui era Fortunato Bettini, operaio, che al microfono di Lello Bersani, grandissimo cronista, grande amico di sempre e di tutti, raccontava di aver trovato il cadavere di una donna, poi identificata con Vilma Montesi. Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore. Era il 1953, l'anno dopo questo Gino Latilla e Giorgio Consolini trionfavano con questo motivo al Festival di Sanremo, sentite il ritornello. Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni. Cara Gigi Fazzi, che Italia in quel 1954-53. A Sanremo trionfava una canzone che metteva al centro del racconto le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. E qui vedo una lacrima scendere furtiva dagli occhi, dal sopracciglio di Cecilia Mosetti. Mamma, bimamma, bimamma. Salutiamo i figli. Una si chiama Felicita e l'altra Costanza e Felicita. Lo stavo per dire io, onestamente. Costanza e Felicita. Sono tutte belle le mamme del mondo. Le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà che custodiscono. E vince proprio nel 54 questo Sono tutte belle le mamme del mondo. Però devo dire che era un'Italia appunto della ricostruzione, era un'Italia che girava molto in Vespa e in Lambretta, che girava molto in bicicletta, era un'Italia che usciva dalla guerra distrutta. Però nonostante tutto, in quel 1953 già si avevano i segni forti di una ricostruzione possibile. Il capo del governo di allora era un personaggio di indiscusso prestigio, che era Alcide De Gasperi. Quante volte ne abbiamo parlato, quante volte abbiamo detto non politicamente, ma era un uomo incredibile. Lello Bersani, pensate, aveva proprio un rapporto diretto con Alcide De Gasperi, perché era la RAI, la televisione ancora non esisteva, la radio delle origini. Bersani era stato mandato a fare una cronaca, io faccio un po' di colore intorno, no? Era stato mandato a fare una cronaca e a riprendere una registrazione del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. E fatto sta, succedeva che la registrazione non viene bene, o quantomeno non arriva mai negli studi di Via Asiago. Per cui Bersani, che era un cronista di razza, prende il coraggio a due mani, va da De Gasperi e dice: Presidente, mi può rifare la dichiarazione? De Gasperi, da signore qual era, impassibile, dice: d'accordo.
rifà la dichiarazione politica che ha appena fatto, che non è stata presa, dice, finisce la dichiarazione, adesso le va bene? Sì, consideri però che io alla fine sono sempre il presidente del Consiglio e non la sua cameriera. Con eleganza, compassato, senza perdere le staffe, rimise a posto un giornalista che evidentemente era andato un po' troppo oltre, cioè, mi rifà la dichiarazione, cioè, non era un problema suo. Beh, però era questo, l'Italia era questa, l'Italia della radio, l'Italia delle mamme del mondo, l'Italia del Festival di Sanremo che appassionava buona parte della popolazione italiana. Beh, qui invece sentiamo per intero, sentiamo una parte più larga della dichiarazione di lui, di Fortunato Bettini, operaio che fu il primo a trovare sulla spiaggia di Torvaianica il corpo di Vilma Montesi. Lingua e riposo non ha, sembra l'immagine. Senta, signor Bettini, ma lei toccando il cadavere ebbe la sensazione che quella ragazza fosse morta o fosse stata in acqua da parecchio tempo? Beh, io non posso giudicarla, comunque la ragazza era morta, l'ho toccata, non c'era segno di vita. Sì, ma le dette la sensazione che fosse di una rigidità, come si dice, cadaverica? Beh, per essere stata in acqua o comunque morta da diverse ore? Qualche ora sarà stata lì, penso, però tanto rigida non era. Non era rigida? L'ho toccata, sembrava, era tutta fredda, sì, perché era bagnata. Cosa aveva indosso? Aveva un giaccone scuro, abbottonato al collo, diciamo, no? Una sottoveste, una mutandina trasparente, sembrava seminuta. Aveva gioielli? Non ho visto, non ci ho fatto caso poi, in quel momento. In quel momento mi sono impaurito. Aveva le scarpe? No, né calze, né scarpe, niente. Che l'amore trasformerà. Che era successo? Era successo che questa Vilma Montesi, che abitava a via Tagliamento 76, non aveva più dato tracce della sua presenza da 2 giorni prima, dal 9 di aprile. Era uscita di casa nel pomeriggio, è inutile che adesso mi addentro 17:30, dice, perché ci sono 100.000 versioni tutte diversificate, anche perché non si è mai arrivati al punto. Ed aveva preso la metropolitana in direzione Ostia, in direzione mare, per andare verso appunto Castel Fusano. Cosa Fusano, che era la tenuta di Capocotta. La ritrovano morta 2 giorni dopo. La prima cosa che si disse, siccome era senza calze e soffriva, secondo la sorella, di una tallonite, era andata a fare una passeggiata al mare, aprile, per fare questa sorta di pediluvio, prende un malore, cade e muore lì. A Ostia, perché a Ostia era scesa, e le correnti in 2 giorni la portano a Castelfusano. Chi ha minimamente esperienza di una cosa del genere sa che è impossibile, perché a meno che non ci fosse la Gulf Stream, la corrente del Golfo, che cammina non so a quanti chilometri l'ora, una cosa del genere non è assolutamente possibile. Poi le correnti non sono unilaterali, vanno, vengono, insomma, la si trova là. Non succede niente per i primi mesi, fino a quando nell'ottobre del 1953, quindi aprile-ottobre 1953, un giornalista spregiudicato su un settimanale che era altrettanto spregiudicato, l'Italia ha avuto specialmente negli anni 50, 60 e 70, io ricordo AOP di Pecorelli, dei settimanali che andavano a pescare, andavano a ravanare nel pettegolezzo a volte più basso in fido, e talvolta però, sapete, su 100.000 cose false magari affiora la mezza verità, e loro questi settimanali pubblicavano tutto, così come se fosse una cloaca. Questo giornalista, che si chiamava Silvano Muto, sospetta. Dice, attenzione, perché esiste un gruppo che si chiamano, se non sbaglio, i capocottari o qualcosa del genere, che erano quelli di Capocotta, dove c'era la tenuta di una famosa persona legata molto al potere romano e nazionale di quel periodo, che era il marchese Ugo Montagna. Ecco, in questa zona, in queste ville, si fanno delle feste a luci rosse. E niente di più possibile che probabilmente che Vilma Montesi abbia partecipato a una di queste feste e si sia ubriacata, si sia drogata e l'abbiano abbandonata sulla spiaggia. Cominciano a circolare dei nomi che erano appunto Ugo Montagna e Piero Piccioni, che era il figlio di Attilio Piccioni, un candidato alla segreteria di C, un uomo potentissimo di allora. Io salto tutte le parti che potete immaginare, cioè allora si sospetta che loro due, perché potenti, erano andati dal capo della polizia, tale Polito, a dire guarda, no, dal questore, fai in modo che le cose non escano. Insomma, tutto questo non lo voglio nemmeno raccontare, perché ha fatto parte anche di libri, c'è una bibliografia sul caso Montesi che occupa pagine e pagine. Sta di fatto che fu forse il primo grande scandalo che lambì, direi sufficientemente direttamente, la politica italiana di quel 1953.
Ci furono ovviamente i colpevolisti e gli innocentisti, cioè chi sosteneva che fosse morta così, non dico per un pediluvio ma quasi, e chi invece sosteneva, attenzione, andate a scavare materialmente dentro questa dolce vita romana, che tanto dolce non è perché è fatta evidentemente di luci rosse e di luci sulle quali bisogna accendere altri riflettori. E mentre la radio trasmetteva questa canzone, il 7 febbraio 1954, quindi lo scandalo esplode, si comincia a parlare di questo, Pietro Ingrao sull'Unità scrive sulla questione morale, prescindendo dal caso Montesi. Attenzione, perché insomma, noi siamo sotto gli occhi di tutti. Era il 1954 e Ingrao, mentre la radio trasmetteva questa canzone, scriveva così. Milioni di italiani discutono sull'affare Montesi. Per molteplici e coloriti che possano essere gli aspetti morbosi, torbidi del caso, questa risonanza eccezionale non si spiega se non collegandola a uno stato d'animo di cui bisogna prendere atto con franchezza e con coraggio. La convinzione che esista, in una zona della vita pubblica, un gruppo privilegiato, il quale elude impunemente la legge comune. Intorno alla morte misteriosa di Vilma Montesi si è avuta chiara la sensazione che le autorità inquirenti avessero condotto indagini superficiali, limitate, accreditando una versione impossibile, e questo ha colpito duramente l'opinione pubblica. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa, sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa sei per me, mia piccina. Un brivido m'assale nel pensare alla mia vita senza te, mogliettina. Ecco, io amo questa contrapposizione, questa dialettica che esiste tra le canzoni che ascoltiamo e il caso che stiamo raccontando e le testimonianze. L'Italia che si voleva mettere in mostra era l'Italia, sono tutte belle le mamme del mondo, mogliettina, era un'Italia a metà strada tra il colore rosa dei fotoromanzi tipo Grand Hotel e questo costume per cui tutto quello che si faceva dentro le mura domestiche non doveva essere patrimonio comune, e soprattutto bisognava essere, come dire, con questo tipo di colore, un colore sfumato, un colore fané, potremmo dire. Beh, il caso Montesi mette spariglia praticamente tutto quanto, questo azzera tutto e fa discutere su che esiste una realtà virtuale evidentemente di un'Italia rappresentata completamente differente e difforme da quella che invece era la realtà italiana, mentre Achille Togliani cantava mogliettina. Achille Togliani era il bello dei fotoromanzi per eccellenza, cantante incredibile, cantante con la voce suadente che lo state sentendo, ebbe anche una storia, se non ricordo male, con Sofia Loren, quindi questa era l'affresco che volevo raccontare. Ingrao mette l'accento sulla questione morale in quel 1954. Sì, d'accordo, la Montesi, sì, d'accordo, non sappiamo la verità quale sia, sì, però ci sono due cose che mette in evidenza Ingrao. Sembra quasi che esista una zona franca del potere nella quale si può fare qualsiasi cosa, e sembra che le indagini non siano state condotte nella maniera migliore. Sul fatto delle indagini c'è poco da discutere, perché effettivamente dopo un anno venne riesumato il cadavere perché non era stata fatta nemmeno uno straccio di autopsia. Sentiamo ancora Lello Bersani che intervista Adalgisa Roscini, che era la portiera di via Tagliamento 76, ma è irrilevante perché su questo fatto, ve lo riassumo veramente con pochissime parole, poi magari taglieremo l'editoriale perché ci stiamo giustamente, stiamo andando in un racconto che ci prende sempre di più. E aveva i gioielli, non aveva i gioielli, era uscita alle 5:30, non era 5:30, cioè poi alla fine quando è buio e i casi di cronaca nera di quest'ultimo periodo ci dimostrano come quanto, nonostante gli sviluppi della scienza, alla fine la vecchia cara indagine alla Maigret, che va lì, raccoglie gli indizi, i presupposti, se sfotografa tutto sul momento, è sempre valida. Ecco, dimostra come quanto ha voglia, quando poi le cose vanno avanti, difficilmente poi si riesce a trovare la quadra, il punto di partenza. Ecco, è sempre Lello Bersani che in intervista parla con Adalgisa Roscini, mentre un'altra testimone dice: no, non è possibile che sia uscita alle 17:30 da casa. Non è così rilevante la cosa, capito, in sé. Oggi, con passati tutti questi anni, 58, ci rendiamo conto che è un'altra cosa, che bisognerebbe capire che cosa realmente fosse successo. Non se era uscita con i gioielli, senza gioielli, alle 17:30, no, alle 18, forse non poteva prendere la metropolitana. Sentiamo.
ma il sole del tuo sguardo mi rincuora. Lei, signora Del Gisa, la conosceva molto bene, la Vilma? Abitava qui. Ecco, lei 27 anni fa cosa faceva qui? Faceva la portiera. Senta, che tipo era questa ragazza? Per me era una brava ragazza, io non posso dire niente. Cioè, una ragazza si dava delle arie? No, usciva sempre a chiamarmi la sorella e quella sera è uscita sola. Non le sembrò un po' strano a lei? No, io non ci facevo il caso. E com'era? Ben vestita? Aveva i suoi gioielli? No, i suoi gioielli le aveva lasciati tutta a casa, sopra il comodo la mamma. Ma quando usciva di solito li indossava, li aveva sempre con sé? Prima sì. Allora, che ora era quando lei notò Vilma che uscì di casa? Io sono sicura dell'orario perché devo andare a restituire una chiave di stagnare. E allora gli domandò io, sabato in che ore sono? E sono le 5.10, mi disse. Cioè, alle 5.10 quando lei richiese l'orario, sì. La Vilma era già uscita o uscì dopo? Sì, circa 10 minuti dopo è uscita. Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa tra batuffoli e fasci. Ma infatti qui, io lo dico soprattutto ai più giovani, io vedo anche, lo percepisco qui quando realizziamo queste puntate, e anche una ragazza come Cecilia Mosetti, benché bimamma, sta lì a sentire, evidentemente non è tanto merito di chi lo fa, ma è merito del caso in sé. E io posso dire a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, questo caso non fu mai risolto. I due imputati, Montagna e Piccioni, vennero poi incriminati, ma poi dopo il processo vennero assolti con formula piena. E il pubblico ministero che riaprì il caso prescrisse anche un'autopsia postuma dopo un anno sul corpo di Vilma Montesi. E addirittura, questo lo racconto veramente con il beneficio di inventario, ci fu talmente tanta morbosità in tutto questo che si diffuse l'idea che Vilma Montesi fosse addirittura vergine. Quindi illibata. Quindi immaginate l'opinione pubblica di quel 1953, 54, 55, perché per anni andò avanti questa storia, fino a che punto di curiosità, che a volte, parlando del dettaglio, si perde di vista il quadro generale. Tra parentesi, Aldo Morlacchi, che era questore di Roma in quel momento storico, in quell'anno, credo che dica più o meno le stesse cose che sto dicendo io adesso, e quindi lo ascoltiamo a commento di questa vicenda che appassionò l'opinione pubblica e a tutt'oggi, dopo 58 anni, è rimasto uno dei misteri irrisolti d'Italia. Quando uomo sarà verso il proprio destino. Il questore Aldo Morlacchi, la sera del 13 aprile del 1953, si trovava in casa dei coniugi Montesi quando arrivò la signora Rosa Passarelli. Questore, questa signora Passarelli disse di aver visto la Vilma Montesi sul trenino in partenza per Ostia due giorni prima, cioè il 9 aprile, alle 17.30. Contemporaneamente la portiera dello stabile, la signora Roscini, disse di aver visto con sicurezza uscire la ragazza dallo stabile da casa alle 17.20. È chiaro che da via Tagliamento alla stazione Ostiense ci si impiega più di 10 minuti. Voi non tenete presente questa contraddizione? Io non so quando ha detto questa portiera questo orario, perché mi sembra di non averla mai interrogata questa portiera, e abbiamo parlato soltanto con il portiere, col marito. Quindi non so la portiera come abbia dato questi orari in un secondo tempo. L'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che... Beh, vedete, scoppia il problema, questo giornalista scandalistico mette sul piatto il problema che si era manifestato, e a quel punto succede che in questa scia di pettegolezzo, di notizie raccolte, notizie sparate in prima pagina, magari anche improvvisate, si inseriscono nella scia personaggi di vario tipo. Due donne in particolare, una si chiamava Adriana Bisaccia, anche qui storie che racconto soltanto e superficialmente, così sorvolando senza mancare di rispetto a nessuno, no? Prima dice una cosa, poi la ritrattavano il minuto dopo, quindi non era così chiaro. Così come un'altra, che è Maria Augusta Moneta Caglio Bessier d'Istria, tutte e due queste donne, compresa Vilma Montesi, era il momento storico in cui
si voleva cedere all'illusione cinematografica, andare a fare del cinema Cinecittà. Vilma Montesi, una bella ragazza, pettinata come Silvana Pampanini, formosa. La stessa cosa sia la Bisacci che la Moneta Caglio. Erano comunque in odore di voler entrare nell'urrutilante mondo cinematografico dello spettacolo del cinema, per cui tirarono fuori le loro testimonianze dicendo: no, veramente, io ho partecipato a questi festini e mi ricordo. Poi questa testimonianza venne ritrattata, e la stessa cosa la Moneta Caglio disse: no, io so perfettamente che queste cose accadevano nella tenuta di Capocotta, accadevano a Casa di Montagna, eccetera eccetera. In tutti e due i casi, ripeto, la soluzione di Piero Piccioni e di Montagna ritorse contro, ovviamente, il fatto, contro queste testimoni illustrissime che vennero condannate, vennero comunque inquisite per falsa testimonianza, per turbamento della quiete pubblica, tutti questi reati che un tempo esistevano, che oggi ne esistono sempre meno. Però in realtà ci rendiamo conto che, ecco, è la classica situazione nella quale tutti parlano di tutto, magari senza sapere nemmeno molto. Un cronista di eccezione, Gigi Fazzi, lo è andato a rintracciare. Pensate un po', a seguire il processo, Montagna, Piccioni, Montesi, era Gabriel García Márquez, che era un inviato di un giornale, per cui riporta le sue sensazioni. Noi abbiamo Márquez, questo non l'ha messo quasi in evidenza quasi nessuno. Gabriel García Márquez che racconta il processo per i suoi lettori. Quindi la radio italiana trasmetteva la canzone che stiamo per ascoltare, e queste sono le parole di García Márquez in aula del processo, che racconta che impressione gli aveva fatto Ugo Montagna sul banco degli imputati. Ben vestito, con un abito scuro a rigo e una sorridente serietà, Ugo Montagna rispose alle domande. È finito l'amore più vero. Disse di non aver mai conosciuto Vilma Montesi, negò enfaticamente che alla Capocotta si fossero svolti i cosiddetti festini, concluse dichiarando senza perdere la serenità, con una voce sicura e convincente, che non ricordava di aver partecipato ad un incontro con il capo di polizia di Roma al Ministero, come affermava Anna Maria Caglio, e che era assolutamente falso che fosse mai stato in contatto con trafficanti di stupefacenti. Ci lasceremo mai, lo sai. Carla Boni, Viale d'autunno, 1953, altro successo incredibile. E questo, cioè, qui naturalmente si scatena poi a quel punto la morbosità di voler sapere che è successo. Bisaccia e Anna Maria Caglio, Moneta Caglio, inquisite, poi vengono comunque, forse detto prima un'imprecisione, vengono comunque condannate per avere diffuso notizie del genere. Però di fatto anche in questo caso non ebbe quella risonanza che stavo dicendo, cioè non si arriva al punto, non si arrivò mai al punto. Che era successo la notte tra 10 e 11 aprile sulla spiaggia di Capocotta? Ardo Morlacchi, dopo oramai vecchissimo, questore di Roma di quell'anno, dopo tanti anni ricorda la vicenda e la ricorda così. Questa è andata lì perché si doveva fare questo diluvio. Non è una cosa che ho inventato io. Per me era la cosa più naturale di questo mondo, che era facile trovare, nel fare i bagni, trovare qualche buca. Ora, se questa buca è stata trovata da questa, logicamente si è affogata, come dice l'autopsia. Questa mia versione è sembrata una cosa ridicola, dice, questi non capiscono niente. Questa l'ha detto una certa Moneta Caglio, che c'era allora, che era l'amante del marchese Montagna, era stata piantata dal marchese Montagna, e quindi per vendicarsi ha cavato fuori la cosa. Dice, ma che come con me facevano le orge e compagnia bella, avranno fatto pure con lei, perché questi sono davanti disgraziati, eccetera. Lì c'è stava questo Montagna, Piccioni e poi un altro, e così è uscito fuori il nome pure dei Piccioni. Donne, 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 che l'amore trasformerà,
mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa tra batuffoli e fasce. Certo, dopo tanti anni, Morlacchi, no, il questore di Roma, non cambiò mai versione. E sentendolo parlare con, ormai vecchio, sentendolo parlare con questo distacco, rimani convinto che lui, proprio lui era convinto delle cose che diceva. No, ma è andato a fare un pediluvio, è inciampata, è caduta, ha persi i sensi. E siccome era siccome la bisaccia e moneta caglia erano state tutte e due, moneta sicuramente con Ugo Montagna, ed erano state piantate, e anche Vilma Montesi sospettava che stesse con Montagna, hanno tirato fuori questo scandalo basato appunto su pettegolezzo sostanzialmente. Io non traggo nessun tipo di conclusione, ovviamente. Le conclusioni le lascio veramente all'intelligenza delle persone che mi stanno ascoltando. Che secondo me una prima cosa che va detta subito, secondo me, che questi casi di cronaca sono come una valanga. Cominciano con una pallina piccola piccola che rotola a valle e poi diventa un'altra cosa, e a quel punto la forza di una valanga è distruttrice. E la valanga porta via tutto, nasconde tutto, rami, alberi, uomini, case, baite, quindi a quel punto si perde il senso della verità, il filo della verità. So che sto dicendo una banalità, però di fatto è così. Noi siamo passati 58 anni. E per esempio Morlacchi, adesso che ho risentito con voi, mi ha messo anche un po' di inquietudine, perché per lui era normale una cosa del genere. Passeggiava, faceva un po' di diluvio, è inciampata, è caduta, ha perso i sensi, non è improponibile una cosa del genere, ha perso i sensi e è rimasta annegata là. Vi lascio alla vostra ricostruzione e riprendiamo ancora, questa era un'altra testimonianza, devo dire che cambia poco, perché Soldà era l'inquilino del piano di sotto dei Montesi, perché anche qui ecco il discorso della slavina, della valanga, aveva i gioielli, non aveva i gioielli, chi gliel'ha regalati, chi gliel'ha regalati, e uno perde il filo logico della matassa. Sentiamo un momento. Signor Soldà, lei abitava in pratica un piano sopra o un piano sotto? No, piano sotto della signora Montesi, e normalmente la incontravo spessissimo e di solito portavo dei gioielli addosso. La ragazza Vilma? La Vilma, non portava il giorno, non portava niente, portava, quando uscì da casa. Secondo lei, per andare da qua, da via Tagliamento, alla stazione Ostiense, prendendo un mezzo normale, quanto ci si impiega? Circa tre quarti d'ora. Lei l'ha mai fatta? Sì, sì, io lavoravo anzi in piazza Ostiense, quindi facevo molto spesso questa strada. Che linea era? B. La B, che attualmente è 57. E per quanto impiega? Circa tre quarti d'ora. Per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. E Bersani chiedeva questo a Soldà, quanto ci metti, quanto non ci metti, eccetera, eccetera. La radio trasmetteva la canzone che stiamo per ascoltare e sempre Gabriel García Márquez, al processo, prima aveva descritto Ugo Montagna, adesso invece descrive Piero Piccioni, peraltro era il figlio di Attilio Piccioni, ma aveva una sua indipendenza artistica, era Piero Morgan, così si chiamava, grande musicista, e l'autore storico delle colonne sonore dei film di Alberto Sordi. Fumo di Londra è suo, La storia di un italiano è suo, grande musicista jazz, quindi è un personaggio di spicco della musica italiana, ma ne parleremo tra poco, dopo la descrizione che García Márquez fa di Piero Piccioni al processo. Amor, 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 capriccioso, tormentoso, sospiroso, tu fai chiagnere e cantare. Meno sereno di Montagna, vestito sportivamente, Piero Piccioni, in un sonoro italiano dall'accento romanesco, si dichiarò assolutamente estraneo al caso Montesi. Ma se tu mi dai calore, sulla te voglio. Piero Piccioni disse che la sua presunta visita al capo della polizia di Roma in compagnia di Montagna non si era svolta nelle modalità maliziose raccontate da Anna Maria Caglio. Quegli attacchi della stampa avevano solo l'obiettivo di screditare suo padre Attilio Piccioni. È una passione sospirosa e dolce, piccerella mia. È un pensiero triste all'era, è una smagnete vasà, puro
Renato Raschel, te voglio tanto bene. Noi abbiamo fatto una cavalcata praticamente sulla spiaggia di Torvaianica in questa maniera. Un grandissimo giornalista, amico di Flaiano, Giovanni Russo, dopo anni racconterà così la sua verità, l'idea che si è fatto della sua verità. Sentiamo ancora, dai. Tu sia vita mia. È stato il primo grande scandalo di carattere anche politico che ha coinvolto la classe politica. Il padre Piccioni, che era uno degli esponenti principale della Democrazia Cristiana, l'erede quindi De Gasperi, fu coinvolto perché il figlio Piero Piccioni, che è musicista, fu sospettato di aver di essere in qualche modo coinvolto nella morte di questa ragazza, Vilma Mondesi. Sarebbe stata drogata e quindi avrebbe partecipato a un festino lì nella villa frequentata anche dal musicista Piccioni. Ecco, era esattamente quello che vi stavo dicendo. Perdendo il senso della misura quando si raccontano queste cose, perdiamo il senso della verità. Piero Piccioni, pensate che ci fu poi, aveva tutti gli ingredienti del caso storico, perché Piero Piccioni era in quel tempo legato ad Alida Valli, la grande attrice Alida Valli, e ci fu una difesa strenua di Alida Valli di Piero Piccioni, era la compagna, dicendo ma no, era con me a Ischia, non poteva essere quel giorno lì, quindi insomma c'erano tutti gli ingredienti possibili. Io sto per chiudere con Tutte le belle le mamme del mondo, voglio ricordare una cosa, Fellini, 7 anni dopo, nella Dolce Vita, con la scena finale della Dolce Vita, dove sulla spiaggia di Passo Scuro si trova un qualche cosa di strano che Flaiano sosteneva, lo sceneggiatore, era una sirena. Secondo Flaiano era una sirena, i pescatori hanno pescato una sirena. Voleva citare questa stranezza di questo caso mai risolto, ecco perché la sirena. La Dolce Vita si pensava fosse una sirena questa, no? Invece no, era un trovante chissà di che cosa. E beh, era una citazione diretta di questo caso che aveva fatto appassionato l'opinione pubblica per tutti i 7 anni, dal 53 al 60, anno in cui esce la Dolce Vita. Una vita non tanto dolce, potremmo dire. Con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai. Noi ci lasciamo così con in questo caso Montesi, dedicando, appunto, volendo mettere in un certo senso la parola fine con un sipario, dedicando a tutte le mamme del mondo le parole migliori di un'Italia che comunque, nonostante tutto, è riuscita comunque ad andare avanti. Ci sentiamo ovviamente domani, sempre su Radio 1, naturalmente con parole mie. Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Oggi sempre per voi mamme non c'è pietà, ogni vostro bambino quando uomo sarà verso il proprio destino, senza voi se ne andrà.